Sono stata rapita vicino alla scuola da un uomo che mi ha forzato all'interno della sua vettura. Per 9 anni non ho mai fatto un passo al di fuori della mia casa. Oggi, per la prima volta, sono uscita. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Come state? Spero tutto bene. Allora, io volevo iniziare questo video ringraziandovi per tutti i commenti veramente carini che avete lasciato sotto il video della settimana scorsa, quello della scomparsa di Megumi, che come vi ho detto era un caso a cui tenevo tantissimo, il caso forse più intricato che ho mai portato su questo canale. Essendo una storia che mi ha così colpito nel corso di tutti questi anni che ho vissuto in Giappone, ovviamente mi ha fatto molto piacere sapere che questa storia è riuscita a raggiungere anche voi. Il caso di cui vorrei parlare oggi è un caso molto collegato al caso che ho trattato la scorsa settimana e durante questo video spesso farò riferimento a quell'altro video, dal momento che i casi sono avvenuti in anni abbastanza vicini e nella stessa prefettura. La scomparsa della ragazza di cui parlerò in questo video, infatti, è avvenuto sempre a Niigata. Quindi, ragazzi, se ancora non vi siete visti il video di Megumi, vi invito a farlo, ve lo lascio nelle schede e vi consiglio veramente di vederlo perché riuscirete ad apprezzare sicuramente questo video di più. Invece, per te che hai già visto il video della settimana scorsa, grazie come sempre per aver scelto di vedere i miei video. Se ti va, lascia un mi piace, un commento e addentriamoci adesso in questa storia. Vorrei ringraziare il podcast Abnormal Japan per quanto riguarda la realizzazione di questo video perché hanno trattato questo caso in modo impeccabile. Allora, il caso di cui parleremo oggi è avvenuto nel 1990 nella città di Sanjo, appunto nella prefettura di Niigata. La famiglia Sano viveva una vita felice e spensierata. Questa famiglia aveva una bambina di nome Fusako, di 9 anni. Era una ragazzina che frequentava il quarto anno di elementari. Non so se ve l'ho già detto in qualche altro video, ma in Giappone le elementari durano 6 anni e le medie 3, come in Italia, e le superiori però durano 3, quindi in totale fanno un anno in meno di scuola rispetto a noi, come mi pare la Francia. Appunto, questa ragazza era più o meno la ragazza perfetta, cioè partecipava alle attività sportive, era molto brava a scuola, gli piaceva anche molto spesso andare a vedere le partite di baseball del suo istituto. E anche il 19 di novembre, appunto di quell'anno, del 1990, la ragazza era andata con delle sue amiche dopo scuola a vedere una partita. Terminato di vedere questa partita, si è recata a casa da sola. So che ragazzi, magari per molti di voi può sembrare un po' strano che un ragazzino, una ragazzina comunque di 9 anni, torna a casa da solo nel dopo scuola, però in realtà viveva vicino e devo dire che in Giappone, spesso e soprattutto in città grandi come ad esempio a Tokyo, a me capita molto spesso di vedere dei ragazzini che avranno forse 6-7 anni che prendono il treno da solo, addirittura fanno i cambi in stazioni magari trafficate come quelle di Shinjuku, cioè è veramente pazzesco, una cosa che in Italia non mi aspetterei mai un bambino di quell'età prendere un treno da solo e fare dei cambi di treni in stazioni magari come quella di Milano, vi immaginate, in tutta autonomia. E tra l'altro è vero che questi ragazzini hanno sulle loro cartelle questa specie di pulsante che se qualcuno provasse ad attaccarle fa un rumore allucinante, quindi tutti si girerebbero, eccetera, eccetera. Però comunque è rischioso. Io sinceramente, anche se in Giappone non lo so, dovessi avere un bambino, eccetera, non lo manderei mai a scuola da solo, a meno che proprio non sia nella mia stessa stazione, ma penso che, non lo so, farli prendere i treni tutte le mattine all'andata e al ritorno. Non mi sentirei a mio agio, ragazzi, per quanto sappiamo che in Giappone in generale i casi criminali sono molto ridotti rispetto magari ad altri paesi, però magari anche un po' per il fatto che sto facendo questo canale appunto tutto sul crime, ammetto che non mi sentirei al sicuro a mandare mio figlio a scuola da solo, non so voi. In ogni caso la ragazzina, come vi dicevo, questa Fusako, stava tornando a casa appunto da scuola. E tuttavia, durante il tragitto, non si sa come o per quale motivo,
si sono perse completamente le sue tracce, nessuno sapeva più dove si trovasse questa ragazza e tutti hanno iniziato a preoccuparsi, in particolare la sua famiglia. Dovete sapere che la sua famiglia aveva un'attività agricola e quindi erano estremamente diligenti e molto attenti a come utilizzavano il proprio tempo, perché appunto, essendo un'attività, di famiglia agricola che possedevano, diciamo che erano molto fiscali sul tempo. Quindi, per esempio, anche questa ragazzina quel giorno sarebbe dovuta tornare a casa da scuola, fare i suoi compiti e poi molto probabilmente aiutare, come ha fatto in varie occasioni, i suoi familiari con la loro attività. La famiglia, quando non ha visto la bambina arrivare, si è subito preoccupata e nel giro di poco hanno subito avvertito la polizia che qualcosa non andava. La polizia, in casi come questo, subito tira fuori determinate ipotesi, come per esempio il fatto che questa bambina magari fosse scappata di casa o non voleva essere più ritrovata. Però, un po' dalle descrizioni delle amiche di questa bambina e un po' anche dal rapporto che aveva con i familiari, cioè sembrava una ragazza estremamente normale che viveva una vita felice, sembrava che queste ipotesi non fossero valide. E soprattutto ricordiamoci che siamo nel 1990, quindi la polizia che cosa ha ipotizzato? Dal momento che questo caso è anche avvenuto a Niigata, che era appunto sulla costa, proprio quella che dava sulla Corea del Nord, ha pensato che magari anche qui ci fosse un complotto, che quindi questa ragazza, come in passato era successo, vi ricordate, a Megumi, è stata rapita da appunto degli agenti nordcoreani per portarla in Corea del Nord per addestrare delle spie appunto nordcoreane. So che questa può sembrare un'ipotesi alquanto strana se non avete visto il video della scorsa settimana, ma se l'avete visto, come vi ho detto in quel video, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 in Giappone, questo è proprio stato il boom in cui sono stati rapiti, in realtà questi rapimenti sono andati avanti per molti altri anni, più di 2000 persone sono state dichiarate scomparse e molte di loro in seguito, proprio negli anni a venire, sono state, per stessa ammissione appunto del leader nordcoreano all'epoca, state rapite. Collegando questo al fatto che comunque il luogo dove è avvenuto questo presunto rapimento è stato proprio Sanjo, vicino alla costa della prefettura di Niigata, la stessa dove è stata rapita Megumi, la polizia è arrivata presto alla conclusione che molto probabilmente la ragazza è stata rapita dagli agenti della Corea del Nord. Il problema qual è? Che la polizia, avanzando questa ipotesi, dal suo punto di vista è come se questa situazione fosse una specie di shogunai. Non c'è nulla che possiamo fare, il caso è, non è tecnicamente risolto, ma dal punto di vista della polizia giapponese locale, che in quelle circostanze non poteva intervenire, perché come sappiamo è servito poi proprio un primo ministro che si è dovuto muovere per poter appunto fare qualcosa, anche se poi non è riuscito ad arrivare proprio a una soluzione del problema. Per esempio Megumi, sappiamo che quel caso non è più stato risolto, quindi se nemmeno il primo ministro è stato in grado poi in seguito di intervenire in questa situazione, figuriamoci la polizia locale di Niigata. Il fatto che la polizia però sia arrivata a questa conclusione, da un certo punto di vista li tutela, perché dice: noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, purtroppo è stata presa dalla Corea del Nord, quindi non dovevano più rispondere a determinate domande, potevano interrompere queste ricerche, e quindi la famiglia doveva rassegnarsi al fatto che non c'era più modo di riavere la loro bambina. I media, devo dire che durante questo caso non hanno mai smesso in quegli anni comunque di parlare di questo caso, nel tentativo appunto che la polizia locale forse cambiasse idea su questo caso e riaprisse le investigazioni. La famiglia di Fusako era devastata perché non voleva che la polizia smettesse appunto queste ricerche, perché lo smettere queste ricerche era un po' un modo, come dire, non riavete più la vostra bambina, probabilmente è stata rapita, scomparsa e non possiamo più fare nulla. E devo dire che per molti anni, purtroppo, addirittura 10 anni, la famiglia non ha avuto alcuna risposta o una qualunque risoluzione per quanto riguarda questo caso. La polizia si era sbagliata di grosso e scopriremo adesso che cosa è realmente accaduto a questa Fusako. Infatti la famiglia riuscirà ad arrivare a determinate risoluzioni per quanto riguarda questo caso soltanto il 28 di gennaio dell'anno 2000. Avete sentito bene, dell'anno 2000.
Vi ricordo che questa ragazza è stata rapita nel 1990. La famiglia ha ricevuto una telefonata da parte di un investigatore avvisando che la loro bambina è stata ritrovata. Come potrete immaginare, c'è stato uno shock generale quando appunto questi genitori hanno ricevuto questa notizia. La famiglia, quando ha sentito che appunto la ragazza era stata ritrovata, ha subito pensato che probabilmente il corpo di questa ragazza era stata ritrovata. Non si sarebbero mai aspettati che in realtà la loro figlia, ancora viva, è stata ritrovata. La ragazza era stata infatti ritrovata in un ospedale e aveva confessato agli agenti, appunto, che erano arrivati lì per soccorrerla, che era stata rapita 10 anni prima, che era stata forzata all'interno di una vettura e condotta in un'abitazione che non ha mai avuto il coraggio di lasciare. Vi leggo proprio quello che ha detto la ragazza: sono stata rapita vicino alla scuola da un uomo che mi ha forzato all'interno della sua vettura. Per 9 anni non ho mai fatto un passo al di fuori della mia casa. Oggi per la prima volta sono uscita. Non lo so, però a me questa testimonianza di questa ragazza mette assolutamente i brividi. La ragazza non mostrava alcuna ferita, tuttavia è stata comunque trattenuta nell'ospedale per disidratazione e per essere estremamente esausta, cioè sembrava proprio come se non ce la facesse più. E è stata veramente una fortuna che questa ragazza è stata ritrovata, perché probabilmente in quelle condizioni non sarebbe sopravvissuta per molto a lungo. Era estremamente magra e faceva anche fatica a camminare, e tra l'altro la sua pelle era completamente pallida, perché come vi ho detto questa ragazza non è mai uscita dal suo appartamento e quindi non era mai entrata in contatto con il sole. Immaginatevi per 9 anni vivere all'interno di una casa con tutte le tende chiuse senza mai poter vedere la luce del sole, cioè sembra veramente un incubo. Immaginatevi, questa ragazza in quel momento aveva 19 anni, ma ancora si comportava come una ragazzina di 9, perché lei comunque per tutto questo tempo non è mai entrata in contatto con nessuno, non ha mai avuto la possibilità di studiare. Cioè è veramente una storia triste, perché comunque in quegli anni sono proprio gli anni in cui ci si sviluppa, si fanno gli amici, cioè proprio anche a livello sociale, oltre che a livello di studio eccetera, si imparano determinate cose, cioè il suo cervello si sviluppa in quegli anni. Quindi è veramente triste che questa ragazza sia stata privata di questa possibilità. E ragazzi, immaginatevi che tra l'altro quando la famiglia ha incontrato questa ragazza, a primo impatto non l'aveva nemmeno riconosciuta. E ragazzi, so che questa notizia può sembrare un pochino forse una cosa strana per alcuni di voi, perché com'è possibile che una mamma non abbia saputo riconoscere la propria figlia? Ma immaginatevi, per tutto questo tempo non hanno visto la loro figlia, probabilmente si aspettavano il peggio che fosse successo alla loro figlia, quindi nella loro mente la loro bambina non era mai cresciuta, era sempre rimasta la bambina di un tempo, quella che avevano perso 10 anni prima. Da un certo punto di vista è come se nella vostra mente il tempo si fosse fermato, e quindi l'immagine di questa ragazza che probabilmente questi familiari si sono trovati di fronte non hanno avuto modo così di primo impatto di andare attraverso tutto questo processo cognitivo per poterla riconoscere. Inoltre, senza considerare che magari 10 anni prima questa ragazza era una ragazza piena di vita, solare, sorridente eccetera eccetera, e la ragazza che si sono ritrovati davanti, ragazza insomma una donna che si sono ritrovati davanti, oltre a essere 10 anni più grande, è anche una ragazza che ha passato 10 anni d'inferno e per ovvie ragioni non poteva più essere la stessa ragazza di un tempo. Ovviamente però questo è avvenuto solo in primo impatto, dopo comunque un determinato lasso di tempo la mamma ha riconosciuto la propria figlia, l'ha chiamata per nome, è corsa e l'ha abbracciata. La ragazza ovviamente è tornata a vivere con i suoi genitori e finalmente ha cercato di rimettere insieme diciamo i frammenti della sua vita, quella che avrebbe sempre dovuto vivere. C'erano ancora molte domande, per esempio: com'è stata portata questa ragazza in ospedale, con chi è stata tutti questi anni e che cosa le era successo in questo decennio che non era più tornata a casa? La polizia durante questo periodo si è recata in una casa, pensate, a una cosa come 500 metri dalla stazione di polizia, quella polizia che appunto stava indagando su questo caso. E ragazzi, questa era proprio la casa dove questa ragazza era stata trattenuta e costretta a vivere per ben 9 anni. E immaginatevi che c'era un team di 45 persone che stava lavorando a questo caso e non erano riusciti a risalire a chi fosse il responsabile di questo rapimento.
quando l'abitazione si trovava solo a 500 metri dalla stazione di polizia, cioè veramente assurdo. Fusako non voleva assolutamente avere un qualsiasi contatto con i media, non voleva rilasciare interviste, non voleva parlare di questo caso, voleva solo essere lasciata in pace dopo tutti questi anni. Voleva rimanere in casa, appunto, e voleva guarire, perché immaginatevi che incubo che ha appena dovuto vivere. Sfortunatamente comunque ha a un certo punto dovuto dire che cosa le era capitato e poi è stato quando finalmente tutto il Giappone ha potuto conoscere i dettagli di questo rapimento. La ragazza ha confessato che 9 anni prima, in quella giornata appunto del 1990, durante il tragitto, mentre si stava recando a casa, è stata fermata da un uomo molto più grande di lei che l'ha costretta a entrare nel suo camion, sguainando anche un coltello. Immaginatevi una ragazza di 9 anni, era terrorizzata e non ha potuto fare altro che salire a bordo di questa vettura. La ragazza è stata condotta all'interno di un'abitazione dove le sono state legate i polsi e le caviglie. La stanza dove era stata condotta era al secondo piano, con le tende completamente chiuse, non c'era nemmeno un piccolo raggio di sole, completamente al buio, e era stata legata con del nastro adesivo. L'uomo le ha detto che se la ragazza avesse tentato, anche solo tentato, di scappare o andare in un'altra stanza o gridare, sarebbe stata punita severamente. Immaginatevi avere 9 anni e trovarvi in questa situazione. Sono passati mesi in queste condizioni. Ha detto che inizialmente la ragazza aveva in qualche modo tentato di scappare, ma aveva troppo paura appunto di che cosa le avrebbe fatto questo uomo, e quindi dopo mesi in quella posizione anche il suo fisico era sempre più esausto, e quindi anche se avesse voluto provare a scappare non sarebbe stata in grado. Ha detto che quando la ragazza comunque tentava di muoversi, l'uomo si avvicinava a lei con un coltello o con un'arma e ciò la spaventava veramente a morte. La ragazza non poteva assolutamente avvicinarsi alla porta, e tra l'altro immaginatevi che era confinata in questo piccolo quadrato delineato da questo nastro adesivo, che era proprio l'unica area in cui lei poteva rimanere. Se avesse provato a mettere un piede al di fuori di questo quadrato, sarebbe stata appunto punita. Considerate che lei era già all'interno di questa piccola stanza da letto, ma poteva solamente rimanere in questo piccolo spazietto che appunto le era stato imposto dal suo aggressore. Immaginatevi che la ragazza per giorni, settimane, anzi addirittura mesi, era costretta a rimanere in quella posizione senza poter parlare con nessuno. L'uomo inoltre la vestiva come un uomo e le tagliava i capelli ogni volta che le crescevano, forse in qualche modo per poter anche mascherare la sua identità qualora la polizia o qualunque persona si fosse recata all'interno di questa abitazione. E dovete pensare che questa ragazza poteva tipo farsi il bagno solamente ogni tot tempo, per esempio una volta al mese, cioè veramente assurdo quello che quest'uomo la costringeva a fare e la vita che questa ragazza era costretta a vivere. E questo era anche perché non c'era realmente un bagno in quella stanza, ma per dover andare in bagno doveva scendere al piano di sotto, e quindi queste, diciamo, uscite dalla stanza erano piuttosto rare. Tra l'altro per questa ragazza praticamente anche una cosa semplice, un bisogno di ogni uomo, andare in bagno, era per lei un privilegio. Cioè questa ragazza è stata completamente privata della sua umanità per tutto questo tempo. Per più di 10 anni ha vissuto in questa condizione, quindi quando lei è stata ritrovata ha vissuto la maggior parte della sua vita in queste circostanze. Oltre a ciò non poteva assolutamente guardare la televisione, quindi lei praticamente probabilmente era rimasta rinchiusa in questo piccolo spazio al buio per tutto questo tempo, non lo so, avvolta tra i suoi pensieri. Probabilmente si sarà chiesto se questa sarebbe stata la sua vita per sempre. In seguito, col passare del tempo, che comunque la ragazza era tenuta in queste circostanze, le è stato permesso guardare la televisione, ma in realtà questo, più che un piacere, se vogliamo dirlo così, era più un obbligo da parte del suo aggressore, che lo obbligava a registrare le corse dei cavalli. Ma se praticamente si fosse dimenticata di registrare queste corse o avesse commesso qualche errore nella registrazione, sarebbe stata severamente punita. Quindi anche il guardare la televisione in realtà per lei era più una tortura e un qualcosa che le arrecava ulteriore ansia. In ogni caso, col passare del tempo, talvolta le è stato concesso ascoltare la radio, e dopo 8 anni che era
trattenuta in queste condizioni, le è stato finalmente consentito guardare la televisione. E tra l'altro molti di voi probabilmente si staranno chiedendo: ma com'è possibile che nessuno l'ha mai vista magari alla finestra, eccetera eccetera? E dovete sapere che spesso, specie le case magari un po' più antiche, quelle tipiche degli anni 90 in Giappone, avevano questa tipologia di finestre che, se da una parte garantiva la privacy, dall'altra sostato è proprio questa tipologia di vetri che hanno impedito che qualcuno potesse notare questa ragazza, perché sono praticamente delle finestre con il vetro molto spesso che in qualche modo praticamente sfocano le immagini, quindi nessuno sapeva realmente chi fosse quella figura che stava alla finestra, perché dovete sapere che nell'ultimo periodo a questa ragazza talvolta è stato concesso aprire le tende, quindi poter vedere magari per qualche minuto, anche solo al giorno, un po' di luce. Questa ragazza tutti i giorni non sapeva se quel giorno avrebbe potuto mangiare, non sempre le era portato un pasto, talvolta riceveva magari qualche bento dei combini, che sono appunto queste lunchbox, altre volte invece era qualche cibo cucinato in casa. Questa ragazza ovviamente non aveva assolutamente idea di da dove provenissero questi cibi, chi li avesse cucinati o che cosa contenessero. Fusako era a conoscenza del fatto che la porta in realtà non era mai stata chiusa a chiave. Dovete sapere che in Giappone ci sono spesso molte case, specie all'interno delle case è raro che ci siano delle chiavi per chiudere ciascuna delle stanze, e anche questa casa non faceva distinzioni. Infatti forse c'era la serratura, non so adesso com'era questa casa, ma molto probabilmente non c'era nessuna chiave che chiudeva questa stanza. Magari molti di voi si staranno chiedendo: ma allora perché questa ragazza non ha cercato di scappare? E benché inizialmente, come vi avevo detto in precedenza, la ragazza avesse provato a scappare in un primo momento, successivamente era troppo debole per riuscire a fare qualsiasi cosa, quindi anche solo l'idea di cercare di fuggire era impensabile per lei in quelle condizioni. L'uomo si trattava del 37enne Nobuyuki Seto. Questo uomo aveva una casa nella zona residenziale, appunto a 500 metri dalla stazione di polizia che stava investigando questo caso. E la polizia ben presto ha scoperto che questa non si trattava proprio della casa, insomma di sua proprietà, ma era bensì la casa di sua madre, con la quale questo uomo stava abitando. Era un uomo di quasi 40 anni, senza un lavoro, che viveva con la sua madre. La polizia ha ovviamente interrogato anche la madre di quest'uomo, chiedendo se fosse a conoscenza del fatto che un'altra persona stava vivendo con loro nella loro abitazione, appunto al secondo piano. La madre ha detto che non ne sapeva assolutamente nulla e non era a conoscenza di questo fatto. Tuttavia, ci sono in realtà un sacco di retroscena e elementi estremamente oscuri che avvolgono questo caso, del quale ancora non vi ho informati. Nobuyuki, come potrete immaginare, non era una persona normale e anche il suo temperamento era piuttosto aggressivo. Questo uomo e anche questa madre in realtà spesso avevano delle ferite, c'erano anche delle porte o delle finestre che si erano rotte più volte all'interno della casa proprio per questi istanti di ira, e sembra che questo comportamento comunque da parte di Nobuyuki sia andato avanti fin da quando era un adolescente, e tra l'altro questi episodi sono diventati sempre più numerosi dopo la morte del padre di Nobuyuki. Nobuyuki all'epoca aveva 27 anni e la madre era praticamente ricoperta di ferite e botte dopo quel fatto, e molte persone sospettavano che fosse proprio il figlio appunto che le avesse inflitto questo dolore. Scopriremo che è stato realmente così, ma la cosa più grave forse è che nessuno ha mai aiutato questa madre in difficoltà. La madre ha anche chiesto aiuto, ma nessuno è stato in grado o forse ha voluto aiutarla, e questo è un fatto veramente triste. La madre ha continuato a sostenere che questo comportamento così terribile che assumeva il suo figlio era dovuto appunto alla perdita del padre, e benché posso in qualche modo simpatizzare da certi punti di vista con la perdita comunque di un familiare così caro, non posso assolutamente tollerare il modo in cui questo uomo si è comportato. Ci sono un sacco di persone che hanno subito traumi anche più gravi di questo,
La perdita del padre è veramente una cosa grave, però conosco io quando andavo a scuola alle medie in Italia, avevo un amico appunto alle medie che ha perso entrambi i genitori in un incidente stradale, è cresciuto con i suoi cugini, ha avuto, insomma, penso che sia stato veramente un grave colpo, perché dovete sapere che sua madre aveva anche un tumore e quello era quando stava tornando a casa, aveva appena finito l'ultimo ciclo di chemio, quindi molto probabilmente aveva sconfitto questo cancro che appunto la stava perseguitando, e in quel fatidico giorno, purtroppo al ritorno, questo mio amico ha perso entrambi i genitori. Penso che sia stato un colpo durissimo. Io mi ricordo che era forse una delle prime volte che mi era capitato di andare a un funerale conoscendo proprio così da vicino persone così giovani, e appunto i genitori di questo ragazzo, si chiamava Francesco, e non lo so, però mi ricordo che, cioè, io sono stato malissimo, non oso immaginare come si sia potuto sentire questo ragazzo, però questo ragazzo, per quanto ha avuto magari questo episodio così traumatico nella sua infanzia, nella sua adolescenza, anzi, è comunque cresciuto, si è fatto una carriera, è diventato un fotografo, è estremamente bravo e talentuoso. In realtà abbiamo perso contatti, però veramente sono veramente fiero di lui e mi fa davvero piacere sapere come la vita continua. E lui è proprio la testimonianza del fatto che ci possiamo rialzare e non possiamo giustificare un comportamento come quello che ha assunto questo Nobuyuki, giustificandolo con uno di questi traumi. Capite che è veramente ingiusto e immorale, anche secondo me, trovare delle giustificazioni per un comportamento del genere. In ogni caso, ragazzi, scusate questa piccola parentesi, è che è ancora una ferita grave dentro di me, e quando ripenso a questo episodio, veramente la mia testa, non lo so, è come se lasciasse questo corpo e mi ricordo determinati episodi. Spero che non vi annoino quando vi racconto questi piccoli aneddoti anche un po' della mia vita. In ogni caso, torniamo adesso al caso. Ci sono molti esperti e psicologi comunque che hanno analizzato il comportamento di questo uomo, appunto Nobuyuki, e hanno detto che forse l'uomo si sentiva così impotente nei confronti appunto della perdita del suo padre, che quindi ha scelto di prendere controllo e voleva usare questo suo potere nei confronti di questa bambina che era praticamente soggiogata dal suo potere. Ragazzi, comunque in tutto questo periodo la madre pure ha vissuto un incubo. Dovete sapere che dopo 6 anni che la ragazza, appunto Fusako, era stata presa e portata in questa abitazione, la madre aveva contattato la polizia perché si sentiva in una situazione di pericolo, e quindi questa madre a 73 anni, no, all'epoca ne aveva 70, ha telefonato la polizia appunto per avere dell'aiuto e aveva paura proprio per la propria sicurezza. Purtroppo però la polizia non ha fatto nulla per aiutarla, non hanno chiesto ulteriori informazioni, non sono andate a visitarla, e questo penso che sia veramente una grave mancanza da parte della polizia giapponese in questo caso. Le hanno solo parlato quell'unica volta e poi l'hanno solo lasciato le cose così, senza curarsi troppo delle conseguenze. Ci sono voluti ben 4 altri anni perché la madre avesse il coraggio di nuovo per prendere in mano la cornetta e telefonare a questa polizia per chiedere ulteriori aiuto. E dovete sapere che in quegli anni tutta questa situazione ha continuato a escalare fino veramente a una situazione insostenibile per questa donna. Poi penso anche alla difficoltà per una madre denunciare il proprio figlio, cioè immaginatevi, comunque una madre prova veramente un amore infinito per il proprio bambino, quindi pensare che il proprio figlio, altro non sia che un mostro, deve essere veramente qualcosa di scioccante per un genitore. E forse è stato proprio questo il motivo che ha portato questa madre a scegliere di stare in silenzio per tutti questi anni. Forse la madre in qualche modo sapeva che qualcuno viveva al piano di sopra, ma magari questo suo amore ha fatto in modo come se guardasse oltre, non si accorgesse di quello che capitava proprio davanti ai propri occhi. Cioè, io veramente non lo so, provo un po' di empatia per questa madre, perché deve essere stata veramente una situazione assurda e probabilmente non voleva crederci. E quando voi praticamente non volete credere a qualcosa, perché è qualcosa di talmente orribile che è praticamente impensabile che succeda, penso che sia stato proprio questo quello che questa donna ha provato, e per questo motivo forse si è autoconvinta che suo figlio non fosse il mostro che realmente era. Questo
Questa è almeno la mia teoria. Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, magari se avete altre idee, sono sempre curiosissimo di sentirle. Era il 12 di gennaio dell'anno 2000 quando la madre, questa madre, ha scelto di telefonare nuovamente alla polizia. In questa telefonata ha praticamente implorato la polizia di venirla ad aiutare, dicendo che era assolutamente terrorizzata da quello che suo figlio avrebbe potuto farle. Tuttavia, purtroppo la polizia ha pensato che il fatto che questa madre fosse spaventata del proprio figlio altro non sia che una cosa ridicola, e le hanno praticamente detto di lasciarle le cose così come sono e di ritelefonare la settimana prossima per vedere come la situazione si fosse evoluta, senza nemmeno curarsi di quanto magari questa donna stesse soffrendo e di quanto critica magari potesse essere la situazione che questa donna stava vivendo. Il 19 gennaio, appunto una settimana dopo, questa madre ha nuovamente telefonato e chiesto aiuto, e ci sono voluti ben la bellezza di 19 giorni prima che qualcuno si presentasse alla porta di questa casa per poter aiutare o almeno controllare cosa stesse succedendo in quell'abitazione. Nobuyuki, quando queste persone sono entrate in questa casa, era in uno stato estremamente alterato, e anche queste social worker erano spaventate appunto di questo uomo, e sono state proprio queste social worker che hanno telefonato a loro volta alla polizia chiedendo aiuto, e hanno detto che praticamente questo uomo era praticamente fuori di testa, arrabbiatissimo perché la madre aveva cercato di andare nella sua stanza. Probabilmente questo Nobuyuki era spaventato del fatto che magari questa madre avesse potuto ritrovare appunto la sua vittima che stava trattenendo per tutti questi anni. Quando la polizia è entrata in questa abitazione, cosa ha trovato nella stanza di questo Nobuyuki? Appunto Fusako, quella ragazza che era stata rapita tanti anni prima, era legata e in uno stato veramente pessimo. Fusako è stata portata appunto in ospedale. Qua ci sono stati molti pensieri che sono andati soprattutto alla madre di Nobuyuki, e la polizia si è chiesto ma com'è possibile appunto che questa madre avesse iniziato a cucinare per tre. Forse probabilmente anche il motivo per cui questa donna avesse cercato ininterrottamente per tutti quegli anni di chiedere aiuto, forse perché realmente in realtà si era resa conto di Fusako. Magari questa ragazza e questa donna avevano parlato, o magari questa madre aveva sentito Fusako piangere, non possiamo saperlo. Devo dire che questo particolare comunque di questa storia è rimasto un po' un mistero, anche perché la polizia, le investigazioni, anche i media si sono concentrati molto di più sulla storia di Nobuyuki e di questa ragazza Fusako. Probabilmente questa madre appunto ha vissuto per tutti questi anni nel terrore del proprio figlio, appunto che la picchiava, la trattava malissimo, e era diciamo per lei la sua normalità. Però nel momento in cui è stata introdotta una vittima in questo contesto, probabilmente è stato lì il momento in cui questa donna si è resa conto che qualcosa doveva essere fatto, doveva essere fatto subito. Appunto questa ragazza doveva essere in qualche modo aiutata, probabilmente questo è quello che è successo. Ho visto molti speciali in TV trattare di questo argomento, perché ancora se ne parla, perché appunto una storia così terribile, e c'è stata anche questa teoria che è stata tirata fuori. Erano trascorsi la bellezza di ben 9 anni e finalmente Fusako era al sicuro, lontana dal suo aggressore. Questo è stato assolutamente il più lungo rapimento di questa portata che mai è accaduto in Giappone. E benché Fusako era lontana finalmente da questo Nobuyuki, non era più la ragazza di un tempo. Questo trauma purtroppo la seguirà per tutto il resto dei suoi giorni. E anche le sue capacità di socializzare erano estremamente ridotte, perché voi immaginatevi dall'età di 9 anni non aver più contatto con nessuna persona. Questi sono proprio gli anni veramente in cui le persone si formano dei legami, capiscono come ci si comporta all'interno di una società, e tutto questo a Fusako era stato tolto, e ci è voluto veramente molto molto tempo perché questa ragazza potesse rimparare a vivere. Nei primi anni inoltre non riusciva nemmeno a parlare con nessuno ad eccezione della sua madre. Tra l'altro i titoloni che erano stati riportati poi sui vari media in quegli anni erano molto denigratori dal mio punto di vista, perché continuavano a dire ah, questa ragazza non è mai cresciuta, è questa bambina all'interno di un corpo di una 19enne. E secondo me
È stato un po' ingiusto da parte dei media trattarla così, e forse questo è stato anche forse uno dei motivi che l'ha portata a voler stare lontana dai riflettori. Secondo me è una ragazza che sì, benché magari avesse delle mancanze a livello magari di sociale, perché appunto non ha avuto l'opportunità fino a quel momento di poter stringere delle amicizie nell'adolescenza barra sua età adulta, credo che da un altro punto di vista è una ragazza che ha dovuto crescere estremamente velocemente e forse ha anche una forza che difficilmente ci possono essere altre persone che possono averla, perché voi immaginatevi essere riuscita a sopravvivere in una situazione del genere. Secondo me è una ragazza che veramente ha dimostrato una forza incredibile, perché io non so quanti di voi, io incluso, riusciremo mai a sopravvivere in condizioni del genere. Quindi il fatto che questa ragazza ci sia riuscito mostra quanto in realtà, per altri punti di vista, forse questa ragazza è anche più matura di altre persone magari della sua età. E secondo me questo è una cosa che i media non hanno sottolineato, perché dire, non lo so, una bambina nel corpo di un'adulta probabilmente faceva più notizia. La ragazza, dopo che si è ripresa appunto dall'ospedale, è tornata a vivere con la sua famiglia e ha ricominciato a lavorare nella loro attività agricola. Era piuttosto taciturna, ma si impegnava veramente moltissimo nel suo lavoro, e forse anche questa sua dedizione a queste mansioni, appunto, nell'attività agricola di famiglia, l'hanno aiutata anche un po' a guarire. Non solo a livello fisico, ma anche a livello soprattutto mentale. Spesso si ritrova a camminare da sola e a ripensare a quello che le è successo e a tutto quello che le sta intorno. Voi immaginatevi che ha vissuto per 9 anni da sola, sempre lei e i suoi pensieri. Quindi probabilmente questo è anche un modo per riconnettersi con se stessa, anche stare a contatto con la natura. E tra l'altro, dopo questo periodo appunto in cui si è in qualche modo riassestata, è anche riuscita a stringere delle nuove amicizie e a ricongiungersi anche con amicizie passate della scuola che frequentava quando appunto era ancora una ragazza delle elementari. Tra l'altro ha scoperto anche una nuova passione, quella delle fotografie, in particolare fotografie di fiori, che è appunto questa passione che sta portando avanti tutt'oggi. E tra l'altro è riuscita anche a ottenere la patente. E inoltre la sua passione anche per il calcio, o comunque per gli eventi sportivi, non è sparita, anzi, ora ha ripreso a vedere partite e a frequentare comunque i club sportivi locali. Non si sa in realtà comunque molto altro di quello che sta facendo questa Fusaco oggi, però sembra che sia veramente grata di essere riuscita ad ottenere questa libertà. Ma la domanda è: che cos'è successo all'aggressore di Fusako, appunto Nobuyuki? E purtroppo devo dire che in quel periodo la legge in Giappone per quanto riguarda i rapimenti era un pochino forse meno severa di quella che magari è oggi, e forse questo è stato uno dei casi che ha anche portato a una evoluzione di questa legge probabilmente, o comunque a pene più severe per persone che si sono comportate in modi del genere. E tra l'altro è come se avessero unito una serie di crimini che questo uomo ha commesso per poter far sì che la sua pena si estendesse ulteriormente e fosse in qualche modo fatta giustizia forse. Cioè, era stato anche incriminato per shoplifting, per dire, appunto per aggiungere ulteriori anni di carcere alla sua pena. Tra l'altro, durante il processo ha detto di essere mentalmente instabile e per questo motivo il suo processo è stato rimandato di un anno intero. E quando finalmente è stato pronto a mostrare la sua faccia in tribunale, si è dichiarato colpevole, e durante il processo è anche emerso che questo Nobuyuki aveva un passato criminale e non era la prima volta che importunava una persona. Nobuyuki è stato condannato a 15 anni di reclusione, che sono stati poi ridotti a 14, e dopo aver fatto ricorso sono stati addirittura limitati a 11, perché nel momento in cui questo uomo ha rapito questa Fusako era considerato mentalmente instabile, quindi per questo motivo gli hanno fatto una riduzione ulteriore della pena, il che, permettetemelo, dal mio modestissimo
mio punto di vista penso che sia veramente un'ingiustizia, ditemi voi. In ogni caso, fortunatamente la Corte Suprema giapponese ha riesteso questa pena a 14 anni. Ma la cosa veramente che dà fastidio è che questo uomo ha dovuto scontare questa pena di 14 anni. 14 anni, solamente 5 anni in più rispetto alla pena che ha dovuto subire questa ragazza Fusako, che è dovuta rimanere rinchiusa tra le mura della sua stanza, anzi tra quel piccolo spazio quadrato rivestito da adesivo che questo uomo le ha imposto, e poi sarebbe stato libero. Cioè, secondo me è una cosa veramente assurda. Cioè, immaginatevi, per tutto questo tempo che questa ragazza ha dovuto subire questa tortura e questa vita così ingiusta, questo uomo ha dovuto servire solo 5 anni in più di pena. Cioè, vi sembra una cosa giusta? E secondo me è veramente assurdo, perché bisognerebbe veramente tenere in considerazione la quantità di dolore che è inflitta a queste persone, proprio a livello mentale. E io credo che questa tipologia veramente di danni che possono essere inflitti a delle persone possano essere anche in qualche modo invisibili all'occhio, magari più ingenuo, perché voi dice vabbè, ok, la ragazza è stata trattenuta per 9 anni, però alla fine ancora in salute, è tornata a casa, si è ricongiunta con la sua famiglia. Poteva andare peggio, poteva andare peggio cosa? Questa ragazza ha dovuto vivere 9 anni in quell'inferno. I genitori non erano ovviamente soddisfatti del risultato di questo processo, della sentenza, l'hanno reputata estremamente ingiusta, ma la felicità di aver potuto riabbracciare la loro figlia era tale che tutto il resto non aveva più importanza. Il padre comunque ha detto che non c'era modo per questi genitori di poter riavere questi 9 anni, 2 mesi e 15 giorni in cui la loro bambina non era con loro, per colpa di questo Nobuyuki. E immaginatevi, tra l'altro, uniamo a tutto questo danno anche la beffa. E quando è stata ritrovata questa ragazza dopo 9 anni, la persona che era tra l'altro responsabile, il capo del dipartimento di quel, non lo so, sezione della polizia appunto locale, non si è neanche degnata di presentarsi nell'ospedale quando le è stato comunicato che la ragazza era stata ritrovata. Perché? Vi chiederete voi. Perché questo uomo stava giocando con altri coworker a un gioco da tavola. Cioè, io non riesco a capire come certe persone possano guardarsi allo specchio. Sinceramente, se la polizia forse si fosse impegnata un po' di più, magari questo caso sarebbe stato possibile risolverlo prima. Questo è il mio pensiero, e questo, ragazzi, è opinionabile. Ognuno di noi può avere la propria opinione. Magari la polizia fa tutto quello che ha potuto, però il fatto che questa persona non si sia recata in ospedale perché stava giocando a un gioco da tavolo, secondo me la dice lunga su quanto si sia impegnato a risolvere questo caso o quanto le stesse a cuore questa vittima. Fortunatamente comunque sia il poliziotto che quest'altro coworker hanno finito per doversi licenziare, perché ovviamente l'opinione pubblica, dopo aver saputo questo fatto, il fatto che non si è voluto nemmeno presentare in ospedale, era completamente contro di loro e l'ha puntato il dito dicendo che non hanno fatto il loro lavoro. E tra l'altro è stato anche detto che c'è stata una serie di miscomunicazioni tra i vari dipartimenti all'interno della polizia che ha impedito la risoluzione di questo caso. E qua ci sono stati veramente una serie di sviluppi, accuse che sono state fatte un po' random, che mi hanno veramente rattristato. Cioè, tra l'altro ci sono state delle persone che hanno accusato i vicini di non aver detto niente, come era possibile che non si siano accorti di niente, o addirittura, e questa è veramente forse la cosa più grave in assoluto all'interno di questo caso, la colpa anche è stata data alla stessa Fusako. Le hanno detto: ma scusa, la porta della stanza non era chiusa, com'è possibile che non sei mai riuscita a scappare? Perché non ti sei alzata e te ne sei semplicemente andata? Non è che realmente tu volevi rimanere in quell'abitazione? Cioè, ragazzi, sono state delle persone che sono arrivate addirittura a dire, o anche solo a pensare, delle cose del genere. E questo perché appunto Nobuyuki durante il processo ha ripetuto più volte che in realtà la porta della sua stanza o della casa addirittura non era mai stata chiusa. Quindi se la ragazza veramente avesse voluto andarsene, avrebbe potuto andarsene in qualsiasi momento. Ricordiamoci che questa è una ragazza che è stata rapita a 9 anni, che per mesi, i primi mesi, come vi ho detto, era legata completamente agli arti. Quindi dopo che avete passato tutti questi mesi al buio, da soli, all'età di 9 anni, magari per chissà quanto tempo, in quella situazione, e unite questo al fatto che anche non potevate andare in bagno quando volevate, eccetera eccetera, eravate confinati in questo quadrato, all'interno di questa stanza in cui non potevate praticamente muovervi,
Quanti di voi avrebbero avuto, diciamo, il coraggio o anche solo la forza di alzarsi, aprire la porta e andarvene? Cioè, non è un discorso che si poteva fare. Anche le persone che hanno ipotizzato questo è una cosa, secondo me, ingiusta e anche particolarmente irrispettosa nei confronti di Fusako. Ragazzi, l'uomo le ha detto di non scappare via. Quindi non è una questione di la porta era aperta, poteva andarsene quando voleva. Cioè, una ragazza che è stata manipolata, che ha vissuto in una situazione abnormale per così tanto tempo. Quindi probabilmente non possiamo realmente metterci nella testa di questa ragazza e capire perché abbia agito in questo modo. Cioè, immaginatevi anche mettere soltanto la pulce nel cervello, magari, di persone che hanno subito queste situazioni per tutto questo tempo. Discorsi come: forse è colpa mia, forse avrei dovuto scappare prima, ho sbagliato io, è colpa mia se mi sono ritrovata in questa situazione. Cioè, sono veramente discorsi ingiusti che secondo me dovrebbero essere in qualche modo controllati. Tra l'altro, ragazzi, purtroppo c'ho anche un'ultima notizia legata a questo caso. Purtroppo il padre di Fusako è annegato nel lago vicino alla loro casa. E tutto questo purtroppo sotto gli occhi di Fusako. Questa ragazza è andata incontro a così tante sciagure nella sua vita che provo veramente empatia per questa ragazza e mi spiace davvero che tutto questo sia capitato a lei. Spero davvero che questa ragazza oggi sia felice o che in qualche modo abbia trovato pace, perché se lo merita davvero dopo tutto quello che è passato. Io, ragazzi, vi ringrazio davvero per aver visto questo video. Vi ringrazio, mi piace veramente sempre tantissimo leggere i commenti che mi lasciate sotto questi casi. Mi fa sentire un po' più vicino a voi e anche mi danno anche speranza per il futuro. Spero che questa storia e questo coraggio di questa ragazza vi siano arrivati e veramente auguro tantissima felicità a questa Fusako. Noi ci vediamo al prossimo video e un saluto da Seba. Ciao.